Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Arriva anche il dissequestro del terzo piano della scuola media di via Turo Cappuccini Enrico Cocchia. Una settimana fa la notizia confermata dallo stesso assessore Costantino Preziosi del dissequestro dello stabile da parte della magistratura, a eccezione proprio del terzo piano. Oggi la consegna dell'intera struttura ora a disposizione. E intanto la procura chiede a riesame di rivedere la decisione del dissequestro. Il pool di magistrati guidati da Rosario Cantelmo ha espresso parere negativo anche sul dissequestro del terzo piano. Ora sarà il riesame a valutare la validità della revoca dei sigilli scattati alla scuola lo scorso 28 giugno. Alla base dell'impugnazione, dubbi espressi da parte dei consulenti della procura sulla stessa istanza che aveva portato al dissequestro. Il provvedimento di sequestro emesso proprio dalla procura arrivò alla fine di ottobre dell'anno scorso. Anche allora fu interessato prima il terzo piano dal provvedimento e poi l'intero stabile di via Turo Cappuccini. 850 alunni di punto in bianco si trovarono così senza una sede. La vicenda della scuola Cocchia si trascinava già dalla fine di agosto del 2016, quando il provveditore Rosagrano chiese al comune delle verifiche sulla staticità. Da allora una serie di sopralluoghi prima dell'intervento della procura, che emise 5 avvisi di garanzia, tra cui anche il sindaco Paolo Foti e l'assessore Costantino Preziosi per omissione in atti d'ufficio e omissione di lavori in edifici per avviare le indagini.